40 anni ha significato attuare lo Stato dei diritti previsto dalla Costituzione. Dal 1 gennaio del 79 gli italiani si sono trovati tutti uguali davanti alla salute. Prima non era così. Oggi però il sistema continua a registrare delle disuguaglianze, sono diverse da quelle del passato, sono le disuguaglianze fra regioni, fra nord e sud, fra centro e periferia, tra chi ha un livello di istruzione alta e chi un livello di istruzione bassa. Credo che la discussione in Parlamento dovrebbe vertere su questo tema e trasformare l'autonomia regionale in un grande modello di solidarietà tra le regioni per colmare le disuguaglianze che sono presenti oggi nel Paese e rendere uguali tutti i cittadini, così come previsto dall'articolo 3 della Costituzione.